Molto probabilmente siamo ancora nell'alveo delle ipotesi, molto probabilmente questo accumulo di gas è risalente a giorni, sì, e si è creato anche perché a causa di un cedimento, di una frana sotterranea, probabilmente in un alveo, in una caverna che si è venuta a creare, si è accumulato. Il punto è che, come ben sapete, parliamo di gas metano, di gas di città, quindi un gas che tende ad andare verso l'alto. Questa circostanza non si è verificata, quindi andrà anche capito come mai l'accumulo è stato così eccessivo senza che abbia poi fornito un alert, in qualche modo una avvisaglia. Ecco, stiamo parlando di un impianto di distribuzione alquanto vetusto, risalente al 1983-84, che però è stato sottoposto a costanti interventi di manutenzione ordinaria. L'ultimo intervento è avvenuto proprio la settimana scorsa e non ha evidenziato alcuna criticità. Dobbiamo dire che si è diffusa ultimamente questa voce, sempre più frequente, circa un forte odore di gas che i cittadini avvertivano in quest'area. Devo però dirvi che questa segnalazione non è mai stata rivolta a noi, non è mai stata rivolta alle autorità competenti, quindi alla rete di distribuzione, né all'amministrazione comunale. Quindi ovviamente nei prossimi giorni cercheremo di sentire gli abitanti del posto per verificare oggettivamente se si tratta di un'informazione falsa o di invece un'informazione attendibile. Dovremo svolgere poi un'attività tecnica d'indagine anche attraverso i consulenti tecnici che la Procura individuerà per capire se le attività di manutenzione sono state svolte con coerenza e soprattutto con la dovuta frequenza. Avete visto uno del Bella Via? Là, c'è quel Diabolic, buongiorno.